Pronto, salve, signor Giampiero? Come, prego? Come scusi? Purtroppo qua lo stronzo è furbo. Per chi non avesse capito nulla di quello di cui io sto parlando, qualche giorno fa Ultrale mi ha fatto uno scherzo telefonico a Giampi. Fingendosi un utente Google, un utente di YouTube, ha mandato un messaggio telefonico a Giampitech, fingendosi appunto un tizio dell'assistenza che voleva appunto contattarlo telefonicamente per delle cause inerenti al suo canale. Il bello è che quando è successo tutto questo, io ero in TS con Giampitech, ma non avevo assolutamente idea che quell'amministratore Google fosse in realtà Ultralem. Comunque sia, per fortuna, decidi di registrare tutta la conversazione di TS. Secondo voi cosa è uscito fuori? Coppa, io sto aspettando che ci scriva Lego. Ma perché? Che succede? Ti è arrivato sul telefono? Sì, Ma coppa. perché YouTube ha il tuo numero di telefono? Coppa, quando accedo mi manda un codice. È che c'entra, ma Google, non YouTube. Ah, Google te l'ha mandato. Gentile utente Google, come numero c'è scritto YouTube addirittura, senza che io ce l'ho in rubrica. Vai, coppa, ti stanno mandando la Come... parte. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. Importante, si vede Gentile utente impostato. Google, nell'arco delle prossime 48 ore sarà contattato al nostro supporto telefonicamente. Milano 20 100... Coppa! Aspetta, ci scrivo a Lego. Compa, questa è la vendetta, compa. È finito il tuo Coppa, canale, ti vendetta giuro. vincere, Ti pigliamo pure hanno pure levato. YouTube, pigliamo E pure. appunto, compa, ti stanno levando la partner. Ciao, 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 ciao. Ciao Pietro. Forza, via. Dai. Veloce, Giampitech, forza, vai. Sparisci. Coppa, Compa. ti giuro che ti spacco la p***a. Questo video è stato sottoposto a limiti di età in base alle nostre norme della Coppa, ma questi community. mi rimproverano perché mi dicono no, tu aiuta in volto, ce la mia, altre picchi due son case, sono scritto YouTube, coppa. Secondo me perché gli hai staccato le gambe Usain Bolt nell'anteprima, quindi Non gli ho secondo staccato le gambe, è così il PNG che ho trovato. Porco coppa, oggi. Kappa, ciao ciao partner. Cosa si prova? Ah, cosa si prova adesso dopo, dal 18 ottobre 2011 adesso senza partner, ah? Cosa si prova? Anzi no, la tua è più un'agonia perché a me è stata proprio diretta, a te invece è un'agonia perché adesso te la leveranno piano piano la partner. Compa, ti giuro che ti vengo a spaccare la faccia. Cioè proprio bellissimo. Ah, ma compa, bello, bello. Cioè proprio bella questa cosa. Cosa ne pensi? No, è bellissima, compa, a me piace questa cosa, questo discorso, diciamo. Perché non parla più, è morta. Che ti stavo dicendo? Oh. Tale che scia. Che ti... Rispondi! Che ti Coppa, stavo... sto scrivendo a Lego. Che ti ho detto? Vabbè, non penso ti levino la partner. O forse sì. Coppa. No. No, coppa. Devo vedere se c'è qualche email. Vediamo. Sì, C'ho la partner, aspetta, carissimo c'ho la mail. signor Giampite, che ne Ok. abbiamo tolto. Ok, la partner ce l'ha ancora. Coppa. aspetta, questi non mica te la levano subito. Maria porci. Allora, dove cazzo è Gmail? Cioè, dove cazzo è Ma mica Gmail? te la levo subito, ma te la levo dopo un po' di tempo. Mica è come lo scherzo che hai fatto tu, che tipo subito. Minchia, coppa. Ecco. Io sto tremando. Maria porci. Oggi c'è la macchina che cammina e si accende la spia dell'olio. Mi sono dovuto fermare per mezz'ora. Non so perché è accesa la spia dell'olio. Ho controllato l'olio, tutto a posto. Coppa, Chris è tutto. Co Minchia, ce l'ho fatta dietro. Morì. Ehi, coppa. Non ho pure manco email. Ma che cazzo significa che non ho costo di Compa, l'hai presente quando è successa la cosa a me? Ma preparati. Proprio quando è successa a me, proprio gran cazzi sono successi, compa. Oh, certo che è brutto però che succede sta cosa. Cioè, che proprio sei impotente. Poi tu proprio, minchia, con TGN, ma cos'hai e cosa devo mettere prima le mani? Cioè, proprio Mori? adesso arrivo. Ade
Adesso tipo arrivano, parli con Mohamed là, Voglio non ti sa dire niente. Ciao ciao papà, partner. sono davanti al cellulare, continuo a guardare questo sms, già so c'è memoria. Leggi. Vai, ripetiamo. Sto prendendo gli occhiali nel frattempo. Che compa, mi si sono appannati proprio dalla tua disperazione. Cosa farai ora senza partner? Compa, Coppa! No, ti devo fare lo screen di sto coso. Vai, Ti ho fatto la fare bere per... vai, Ah, vai. porco... Porco... Madonna santa. Ma non va bene sta cosa. Che bella foto, tanto è successo a te. Coppa, Vedi? ti spacco la fa... Vedi Io che è non ho proprio. comprensione del coso, porco... Minchia, è una cosa bella. Che sono nervoso. Ai ai ai. Cioè, manco il tempo arriverà a 60.000 iscritti. Minchia, compa, mi sta facendo bestemmiare, ti giuro via. Compa, fra poco le bestemmie che tiro non sono normali, te lo giuro vero. Ma lei sa minchia l'immagine. Gentile utente Google, la che sarà contattato dal nostro supporto tecnico telefonicamente. Coppa, ma che cazzo significa, coppa? Non ha sé. Maria, mi hanno rovinato la serata. Io ora mi metto in maletta e piange, coppa. Non va bene per niente sta cosa. Coppa, Madonna, come fai allora? ti spacco la faccia, che stai dicendo a me? Cioè, coppa, Madonna. Cioè, non c'è scritto proprio, diciamo, esplicitamente, però potrebbe essere Cioè, proprio, qualcosa. cioè, ti mette suspense, proprio ti fa iniziare lo Esatto. sanno, capito? Perché ti potrebbero dire qualsiasi cosa, sicuramente Ma sai, mi possono concerne il dire tuo tutte, video. tutte, eh? Vedi la Ti possono reputazione del dire pure, magari canale. rimuovi il video, punto. Come è successo a me, infatti. Vedi la reputazione del canale. Ma lo scrivo! Ma cosa più compa, telefonicamente addirittura, Esatto, è mica per appunto. email. Tipo, Vedi telefonicamente c'è una la pigliera reputazione, parolazza sul perché se telefono. tipo è verde non penso ci siano problemi. Sì, l'ho visto, è verde, è la prima cosa che ho fatto. Come cazzo si faceva, porco? Maria, Dio. No! Coppa ha tutta una buona reputazione, tutto verde, fortunatamente. Boh, allora non ci dovrebbe essere problemi. Cioè, a meno che boh. Ma passate da capo numeration utente, tu sei troppo fuori e te facciamo i bad picciola. Magari mi propongono un contratto. Oh, può essere, sto dicendo una cazzata, che cazzo ne so. Ma ho Esatto, paura! direi. Morì io, coppa, che cazzo è sto? Vabbè, compa, stai tranquillo, non ti preoccupare. Aspetta! Il video selezionato include contenuti esplicit e pertanto non è adatto per la promozione in primo piano. Seleziona un altro video. Minchia, compa. Io vengo a cancello questo minchia video. Ti dice che non lo puoi mettere in primo piano perché non. No, tipo, Cazzo. volevo mettere la presente come programmazione in video, quella normale. Sì. E mi dice che non contiene contenuti espliciti e quindi non posso. Cazzo. Ho messo un altro video e l'ha messo tranquillo. Aspetta. Lo staff di YouTube esamina i video segnalati 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana per determinare. Maria, 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 Maria. Cioè, anzi, comunque ti finirà troppo di lusso, almeno riparti da XJumpit. Base, poi da mettere tu saga, può fare un video che do bello big dove mi trasferisci. Maria, lo devo fare pure io. Ora mo. Arrivati a questo punto del video, non so perché avevo deciso di svelarmi, quando all'improvviso Jumpy riceve una chiamata al cellulare. Coppa, mi vibra il telefono. Ma come in chiave, porco. Ma chi è questo? Questa la faccia. Pareva YouTube. Questa cazzuola. Jumpy. Jumpy. Mi Che cazzo vuoi? fa un saluto per il mio canale. Oh. Vabbè, Come? Non lo saluti il mio canale. cosa? Dai, di a tutti di lasciare un bel mi piace. Sta minchia ti faccio lasciare, sto gran È stato il video più bippato del mio canale, lo sai, è vero? Coppa, porca.
Compa, la vendetta è un piatto che va consumato freddo. Oggi ho fatto la mia vendetta. No! Vabbè, vedremo nei prossimi giorni se Giampi quitterà YouTube o meno. Compa, ti spacco la faccia, veramente. Ti spacco il mondo. No, compa, porco... Ma non l'hai inviato tutto il messaggio, vero? No? Compa, oltre che sei minchia, non l'hai inviato tutto il messaggio. Testa di cazzo. Vabbè, minchia, non mi risponde, Dio santo. Ma che cazzo è? Numero privato, porco... Che cazzo è? Pronto? Oddio, oddio. Questo salve, signor Giampiero? Sì, porco... Minchia, coppa, guarda come gli spacco la faccia dalle 7 hit, coppa. Minchia, adesso lo chiamo, ti giuro che... Ma sei stupido! Si solo. Perché? Coppa, è lui, l'ho riconosciuto subito. Wind. Minchia, guarda, guarda come gli faccio gridare bestemmie adesso. Coppa, guarda qui. Coppa, guarda coppa, come... Guarda ma vedi che a me mi sembrava un numero privato, a me mi sembrava lui, vedi? Cioè, ti immagini, tu gli hai detto proprio zitto, sì. Zitto. Zitto. Mi sono un po' fottuto, vero? Tu ti devi fottere! Dovevo mettere il cancelletto 31 dall'inizio. Tu sei un coglione, Cristo! Cosa? Oh! Che cazzo... Dio Cristo, che cazzo fai? Ti sei cagato addosso, eh? Hai inviato quel messaggio YouTube della minchia! Cosa? Hai inviato tu quel messaggio YouTube del cazzo! E dai, si capisce, ho sbagliato e non ho messo il cancelletto 31 cancelletto. Sì, oh, ok, Dio santo. Oltre a quello che hai failato come un porco, quel messaggio l'hai inviato tu? Eh sì, mi sono rovinato però. Ma come cazzo, cazzo hai fatto? Tu mi sottovaluti, mio caro. No, ma tu che porco. Oh, madonna, ho rovinato lo scherzo dell'anno, sono un idiota. Esatto, sei un idiota. Ma tu l'hai riconosciuto subito, cioè, proprio... Maria, proprio... Ma no... Vabbè, che facciamo? Lo facciamo per finta? Non c'è motivo, no, tu sei cretino, un infarto del ma sono un idiota, ma ti rendi conto che ho rovinato lo scherzo dell'anno? Era una vendetta per Murri, no, volevo vendicarlo, metto, no? In grande stile, tra l'altro. No, tu sei Maria, che ti sei fottuto la foto che adesso è l'anonimo, ma no! Infatti, me ne sono accorto subito, infatti ho chiuso dopo il primo squillo, ho detto forse se richiamo in fretta non vede la chiamata persa, invece mi sa che ce l'avevi in mano. Se io ho il telefono in mano mi guardavo quel messaggio fisso, ho detto... Ma che è successo? E poi tra l'altro, addirittura oggi, praticamente, ho ricevuto... Sì, e io per quello l'ho fatto oggi. Oh, stronzo, Dio mio. Sei stato gabbato, mio caro. Sì. Oh, però è un peccato... Poi cosa? Cioè, nel momento io mi immagino che tu sei nato il PC che stai eloquendo, che cazzo è? Era Google Traduttore, attenzione. No, ma sono lì. Lascia perdere che lo avevo organizzato nei minimi dettagli. Volevo fare che il centro di Milano ti passava il centro di Roma e lì c'era un palermitano. L'avevo fatto bellissimo. Appunto! È un idiota, vabbè, oh. Se Maria, ti giuro che... Mamma mia, che ansia che mi ha fatto venire, una cosa assurda, beh, forse. Vabbè, dai, almeno... Però questo lo carico lo stesso, vaffanculo. Oh, porco... Già, cattivo Giampi, non hai salutato più gli iscritti. Comunque sia, chi lo fa l'aspetti, caro il mio tech, e penso che la mia vendetta sia stata più che inesorabile. Dunque, grazie mille a Ultralem per questa magnifica idea, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate mille miliardi di likes per questa vendetta in grande stile, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!